e Amburgo. La prima gara si disputa al Camp Nou di Barcellona il 12 aprile del 1961. Sono le ore 21 quando l'arbitro, vedete, dà il via alle ostilità. L'arbitro è Lucien Van Nuffel della Federazione Belga e si gioca di fronte a 48.000 spettatori. Barcellona, allenato da Orisaola, schiera Ramayez, Foncho, Genzana, Gracia, Segarra, Garay, Villaverde, Evaristo, Kubala, Luis Suarez e Xibor. L'Amburgo, allenato da Malman, schiera in porta Schnorr, Krug, Meinke, Kurbjun, Werner, Dieter Seeler, Klaus Neisner, Horst Dehn, Uwe Zeller, Klaus Sturmer e Dorfel. E vediamo i Blaugrana in azione che provano a portarsi in vantaggio. Risponde, dovrebbe essere Dorfel questo a creare qualche problema al portiere Ramayez. La formazione, ancora la formazione dell'Amburgo in avanti, poi al 43esimo vedremo il gol, al 46esimo anzi, il gol di Evaristo, è l'inizio praticamente del secondo tempo ed è questa l'azione in cui il giocatore Blaugrana scocca il tiro vincente, battuto Schnorr. È il 46esimo, come detto, il primo minuto della ripresa. Gli attacchi dell'Amburgo saranno vani perché non ci sarà nulla da fare. Ora anche una occasione, ci sembra, Luis Suarez, e poi ancora altri tentativi. Qui Xibor mette in mezzo, Schnorr respinge. Ancora un cross, la mischia e Schnorr sbroglia. Poi ancora Suarez, non riesce, squilibrato un po'. Ecco intanto anche Kubala, ma ha annullato il gol e finisce